Cas. Mi senti, Matte? Porca, porca. Na, 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 na. Eccola. Eccola. Salvo. Salvo, mi senti? Non sento Fra, però. Fuori dal rettangolo di gioco. Cioè, dovrei sentirlo in cuffia, no? Ah, ok, scusa, qua c'è così. C'è casino, non sento bene. Su Tirol, dietro, Vipo Trento, via, dietro. Oh! Grazie, Salvo. Sento Ricky in lontananza. Ricky, mi senti? Ricky? Ehi, mi senti? Mi senti? Io sì, tu? Eh? Io ti sento, tu? No, Fra, alza un po' il volume se si riesce. Mi senti? Sì, ti sento. Quando mi chiami, sento il mio ritorno adesso, però. Fra? Sì, Ricky, ti sento. Volevo semplicemente cercare di capire quanto avevamo di sfalso. Di quanto, scusa? Quanto avevamo? Volevo cercare di capire quanto avevamo di sfalso temporale tra me e te. Ah, no, non lo so, Fra. Tu chiamati, esatto, stavo valutando quello, basta. A posto. Ti sento. Puoi dire alla regia che ho il ritorno? Sì, regia, hai ritorno, però mi sa che non possono fare niente più di così, sennò non mi senti. Allora, tu sei perfetto, cioè ti sento bello chiaro, quindi quando mi chiami di qua e... Ok, ascolta una cosa, Ricky, hai idea se finisce in parità cosa succede? Se finisce in parità cosa succede? Shot out, non vanno supplementari, non vanno niente. Quanti sono, non lo sai, vabbè, al massimo lo vediamo dopo. Per caso non è che sei proprio riuscito. Solamente tiri, solamente okay. Tiri dopo, niente supplementari. Adesso non hai più il tuo ritorno, Ricky, non hai più il tuo ritorno. Cosa? Non hai più il tuo ritorno. Sì, non ce l'ho, okay. Grazie mille. Grazie. Fra, dammi un cenno. Ok. Ricky, stiamo entrando, non parlare più, ti chiamo io praticamente subito. Mi senti, Fra? Sì, Ricky, stiamo entrando, non parlare più, ti chiamo io. Ok. Ed eccoci ricollegati dal Trentino, dalla Valsugana, tra pochissimo la finalissima. Milan contro River Plate, l'atto finale di questa ottava edizione del Pulcino d'Oro. Ci arrivano i rossoneri, ci arrivano gli argentini del Missionario, sarà una bellissima partita, ma questa volta non sono solo, in mia compagnia da bordo campo ci sarà anche Riccardo Morelli. Ricky, la partita sta per cominciare, subito uno spaccato di quello che si vive al termine di una manifestazione bellissima, lo abbiamo già detto. Ciao Francesco, qui c'è veramente un clima incredibile, come immagino tu possa sentire. Tifosi del Milan che sono veramente tantissimi, c'è veramente un bel ambiente qui, tantissime persone a seguire questa finale, e adesso vedremo dopo il femminile, dopo il Milan femminile, adesso il Milan maschile, si giocherà la finale del maschile per il Pulcino d'Oro, e adesso vediamo come finirà.
possibilità del double quindi per il Milan dopo la finale del Milan femminile. Riccardo, ci raccontava ovviamente del clima che si respira da quelle parti, e beh, lo possiamo vedere anche attraverso questi fumogeni che invadono praticamente le tribune, che invadono il campo, i tantissimi tifosi del Milan che sottolineava con tanto di fumogeni, perché poi adesso questo è l'atto conclusivo, tutti fondamentalmente aspettavano questo momento, il momento sta arrivando, è Milan contro River Plate per decretare la squadra vincitrice di questa ottava edizione del Pulcino d'Oro. Praticamente ogni angolo disponibile intorno al campo, ogni lato di questo rettangolo di gioco è colorato di diversi giocatori delle squadre che hanno preso parte al torneo, è colorato ovviamente dai tifosi, questi per esempio sono quelli del Milan, ma anche nella partita di prima abbiamo sentito qualcuno del River Plate parlare chiaramente in argentino. Adesso però è il momento dell'inno d'Italia, allora ascoltiamo insieme l'inno d'Italia con Francesca Bortoli che canta l'inno prima di quest'ultima partita. È pronta lì con il microfono in mano per cantare l'inno di Mameli, cantato ovviamente dal soprano Francesca Bortoli. Gli sguardi invece, questi sono quelli dei protagonisti del River Plate da una parte e del Milan dall'altra. Ovviamente abbiamo raccontato ampiamente il significato di questa grandissima iniziativa, sport, bambini, solidarietà, tre parole chiave. Adesso però si respira anche l'atmosfera di una grandissima partita, di una bellissima finale, ed eccolo il momento dell'inno di Mameli cantato dal soprano Francesca Bortoli, e poi saremo pronti anche a partire con questa finale. Come al solito direi quest'inno. Torniamo velocemente anche da Riccardo Morelli a bordo campo, perché credo che da vicino si possano vedere anche le facce soprattutto dei ragazzi del Milan, anche di quelli dei River Plate, l'emozione di cantare un inno anche a questa giovane età per una finale così importante. Raccontaci veramente che cosa dicono le facce dei ragazzi in campo, Riccardo. Sì, Francesco, come dicevi tu, comunque qui anche durante l'inno è veramente incredibile. Veramente incredibile. Poi secondo me dopo la vittoria delle ragazze, questi ragazzi adesso in campo hanno altri stimoli e secondo me non ci deluderanno. Adesso vedremo, chiaramente il River Plate è la prima presenza qui al Pulcino d'Oro, quindi è un po' una sorpresa per tutti, al primo anno è arrivata in finale, quindi adesso c'è solo il campo che dovrà parlare. Come potete vedere siamo quasi arrivati al fischio d'inizio e siamo pronti a goderci questa partita. Ce lo raccontava Riccardo Morelli, le ragazze del Milan nel Pulcino d'Oro Girls sono appena arrivate in tribuna anche loro per assistere da vicino a questa finale invece della parte maschile con Milan e River Plate. Abbiamo visto e vissuto ovviamente anche grazie a Riccardo le emozioni prima dell'inizio di questa partita. Giusto anche sottolineare come questa sia la prima partecipazione per il River Plate e subito sarà ovviamente finale la possibilità di giocarsi il titolo. Cominciano a sventolare anche le bandiere, prima però
però dell'inizio ufficiale della partita. Come da prassi, come da consuetudine in questo torneo, il riscaldamento è una serie di shootout, la possibilità come al solito per tutti i ragazzi da entrambe le parti di mettersi in mostra anche prima della partita, anche prima di quei tre tempi da 5 minuti che poi decreteranno la squadra vincente. Comincia il River Plate con invece Pietro Grossi in porta per il Milan, almeno per cominciare questa serie di shootout, e potete osservare anche tutti i giocatori del Milan lì in piedi ad osservare da vicino. Comincia per il River Plate il numero 5 Vicente, ha segnato lui l'1-1 tra l'altro nella partita contro l'Inter, e adesso comincerà questa serie shootout, fondamentalmente un 1-1 tra il giocatore di movimento e il portiere, e poi solamente dopo sarà invece il momento della partita. Andiamo allora rapidamente, mentre comincia ufficialmente anche la serie shootout per il River Plate, a ricapitolare tutti i giocatori che faranno parte di questa finale, cominciando dal River Plate con Rodriguez, Actarino, Ortega, Núñez, Vicente, Vázquez, Frontela, Surigoi, Beloso, poi c'è Silvero e c'è anche Fernandez, e poi invece ovviamente il Milan con Pietro Grossi, Nicola Somma, Riccardo Baratti, Riccardo Miglioranza, Colombelli, Leonardo Colombo, Ludovico Tarabugi, Andrea Kostiuk e Milo Tafuri. L'allenatore del Milan è Mattia Proserpio, e subito qualche applauso che si solleva per le parate di Pietro Grossi, perché come ci raccontava correttamente Riccardo Morelli, la prevalenza del tifo non può che essere milanista, più che milanista possiamo dire italiana a questo punto. Contro gli argentini del River Plate c'è la sensazione, Ricky, che tutti praticamente tifino per il Milan. Sì, Fra, come dici tu, praticamente qui c'è tutta la curva sud presente a tifare i rossoneri, e peccato perché aveva iniziato bene il Milan. Adesso River sta segnando qualche gol in più, ma come puoi ben sentire, ogni volta che sbaglia la squadra argentina qui è una festa, quindi adesso godiamoci anche gli ultimi tiri del River. E quindi questa serie shootout, questa mini curva sud, baby curva sud potremmo richiamarla, quella del Milan, con il River Plate che si appresta quindi a terminare la sua serie di shootout. L'esultanza da parte dei baby milanisti per le parate, tante, quelle di Pietro Grossi che è stato importante in questa serie, e adesso invece toccherà ai giocatori del Milan invece andare a cercare di superare nell'uno contro uno il portiere del River Plate. E anche in questo caso è praticamente un'anticipazione della finale questa serie shootout, perché a tutti gli effetti abbiamo visto il trascorso con cui anche i giocatori del Milan lì a bordo campo hanno vissuto questa fase iniziale, questa prima fase della partita, e adesso toccherà a loro andare a sfidare nell'uno contro uno il portiere del River, Rodriguez. Comincia Kostiuk per il Milan, subito in area con il dribbling, va sul destro e cerca di incrociare con il pallone che finisce invece fuori dallo specchio, uno dei prospetti più interessanti di questo Milan, così come poi anche il capitano dei rossoneri, Riccardo Baratti, ma in generale abbiamo visto un livello particolarmente alto. Eccolo il primo gol del Milan con Leonardo Colombo, sottolineato dall'olè del pubblico presente intorno al rettangolo di gioco in Trentino, nella Valsugana. E un altro gol che arriva adesso a referto, e poi manca veramente pochissimo per cominciare la finale nei tre tempi da 5 minuti tra Milan e River Plate. Giusto ancora una volta ricordare la prima finale per il River Plate, un'altra squadra che arriva dal Sud America. L'anno scorso c'era stato il Palmeiras, quest'anno da Brasile ad Argentina, da Rio de Janeiro a Buenos Aires arriva il River Plate, che se la vedrà contro il Milan. L'anno scorso invece a vincere la settima edizione fu il PSV Eindhoven. Oggi la sfida è tra Milan e River Plate. Sentite in sottofondo, poi c'è anche lo speaker che continua a richiamare l'attenzione sulle azioni, sui gol e sull'olè che si solleva dalle tribune per ogni volta che il Milan riesce a buttare il pallone in porta. Ancora qualche istante, finisce adesso la serie shootout, ci aveva provato da fuori il portiere rossonero Pietro Grossi. Allora, finita la serie shootout, è tempo di cominciare ufficialmente la partita, la finale di questo Pulcino d'Oro 2023, Milan contro River Plate, sport, bambini, solidarietà. E adesso la finale per il primo posto, per scrivere il proprio nome
in questa competizione, giunta all'ottavo passo della sua storia. Ogni anno sempre in costante crescita e in continua evoluzione, sempre più squadre, sempre un livello maggiore, sempre più alto. E adesso è lo spettacolo veramente più grande che questo torneo potesse offrire, la finalissima Milan River Plate. Comincia adesso la finalissima per il primo posto di questo Pulcino d'Oro 2023. Comincia con il Milan in possesso di palla con Pietro Grossi, il numero uno dei baby rossoneri, a gestire il pallone e a scambiare anche con i suoi difensori. Una partita allietata, oltre che dalle presenze massicce sulle tribune, anche da una musica di sottofondo, con il Milan che adesso attacca perché insomma cerca subito campo, poi dentro per il capitano. Baratti perde il pallone, River tenta di ripartire, si affida a Frontela, il numero 7 dei Baby Missionarios là davanti. Pallone però contenuto dalla difesa rossonera con l'intervento di Riccardo Miglioranza. E allora ancora Pietro Grossi in avanti, il Milan cerca di girarsi con Andrea Kostiuk. Bella giocata, poi apertura, il pallone è recuperato per un attimo dagli argentini, dentro ancora per Kostiuk. Rodriguez senza particolari problemi, il River Plate torna in possesso di palla, già un minuto dei cinque di questo primo mini tempo della finalissima, se n'è andato, è cominciato anche il secondo. E adesso è il River Plate che cerca di trovare campo per attaccare, ottimo intervento di Riccardo Miglioranza che adesso strappa anche in velocità, in avanti il Milan con Riccardo Miglioranza, 1-0 rossonero, segna Riccardo Miglioranza e il Milan è in vantaggio dopo un minuto e 30. I rossoneri di Proserpio fanno 1-0 con Miglioranza. Come ha esultato la panchina del Milan, Ricky, a questo gol bellissimo di Miglioranza? È partito da solo e ha fatto tutto benissimo. Sì, Fra, qui come puoi, come hai sentito, è esplosa la tribuna. Non è il primo gol. Attenzione intanto, perché ancora Miglioranza crea l'occasione per il raddoppio del Milan, segna Andrea Kostiuk, inventa Miglioranza, la respinta così così di Rodriguez. Kostiuk da due passi fa 2-0 per il Milan, un bacino allo stemma. Questa partita è importante, lo sentono anche i rossoneri che però per il momento viaggiano sul velluto. 2-0, segna Kostiuk, forse il momento non era quello giusto, Ricky, ma la partita è cominciata come meglio non poteva. Adesso ovviamente River Plate cerca di replicare, non c'è stato ancora un istante di tregua. 2 minuti e 30, 2-0 per il Milan con Kostiuk che ha raddoppiato dopo il primo gol di Riccardo Miglioranza, però anche il secondo gol è nato dalla conclusione dalla distanza proprio del numero 4 rossonero. In avanti adesso il River Plate cerca di farsi vedere, senza problemi blocca questo pallone Pietro Grossi. È cominciata come meglio non poteva questa partita per i baby rossoneri di Proserpio. Tra poco, tra un attimo, torneremo anche a bordo campo da Riccardo Morelli. Prima però seguiamo da vicino questi ultimi due minuti del primo tempo della finalissima del Pulcino d'Oro, con il Milan che si gira ancora con Miglioranza, tiene botta fisicamente, poi dentro Kostiuk va sul sinistro. Kostiuk con il mancino cerca di concludere, questa volta il pallone finisce alto. Sicuramente segnali più che positivi per il Milan in questi primi tre minuti e passa di gioco. River Plate invece non ha trovato ancora occasioni degne di nota. Allora ci provano adesso gli argentini di Castellano con la giocata sull'out di sinistra, il pallone dentro per Frontela che si gira in area e calcia sul primo palo. È presente come al solito Pietro Grossi a bloccare sicuro ancora una volta il pallone. Un minuto e 30, qualcosina meno, poi sarà finito il primo tempo. Milan 2, River Plate 0. Il gol prima di Miglioranza e di Kostiuk dopo. Il Milan che però non ha alcuna intenzione di smettere di giocare, infatti ci prova ancora con il triangolo tra Kostiuk e Leonardo Colombo. Alla fine il 7 calcia, risponde presente questa volta Rodriguez che adesso rinvia sulla schiena di Kostiuk. Altro pallone sporcato e a metà strada, il Milan rinvia anche a livello difensivo. Sul pallone però ci arriva Frontela, River Plate che si affaccia dalle parti di Pietro Grossi con il pallone che rimbalza un paio di volte, cerca di mettere ordine Vicente per il River Plate che tocca il pallone ma non riesce a proporlo in avanti per nessuno dei suoi compagni. Allora in avanti ci va il Milan con Kostiuk di prima con il sinistro, bello il tocco per Colombo che non può calciare, cerca il dribbling, trova una deviazione, atteggiamento giusto, vincente da parte del Milan. 30 secondi, poi sarà finito il primo tempo. Rimessa laterale per i rossoneri con
Leonardo Colombo, rimessa laterale battuta, allontana momentaneamente il River Plate, poi la palla ancora lì con Frontila che cerca di difenderla, e poi River Plate che invece la butta perché la pressione del Milan è parecchio alta. Sicuramente l'atteggiamento della formazione di Proserpio è stato quello di mordere subito la partita, e infatti a 10 secondi dalla fine del primo tempo è 2-0 per i rossoneri. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E si conclude così infatti il primo tempo, Milan 2 River Plate 0, segna prima Miglioranza, poi Kostiuk sulla conclusione sempre di Miglioranza, sporcata però da Rodriguez, è 2-0 per il Milan, è un ottimo avvio. Ricky, se la maggior parte del pubblico era di fede rossonera o italiana per così dire di fronte a River Plate, il Milan ha risposto subito in campo con l'atteggiamento giusto. Allora Fra, ti dico solamente che il Milan a inizio partita si è raggruppato tutto insieme chiaramente allo staff, all'allenatore, si respirava un avvio abbastanza aggressivo calcisticamente parlando per i rossoneri, il pubblico aiuta chiaramente perché qui è come se giocasse in casa, e quindi i ragazzi in campo stanno dimostrando che sono superiori agli avversari. Per quanto riguarda questo primo tempo, ancora è lunghissima, adesso vedremo dopo i shot out del River cosa combineranno i rossoneri, e allora do la linea a te per commentare questi shot out degli argentini. Sì, anche perché poi giusto sottolineare l'importanza del pubblico, perché poi questi ragazzi ancora non sono abituati ovviamente ad una folta cornice di pubblico come quella di questo pomeriggio, e allora è importante anche la vicinanza, lo abbiamo visto dalle emozioni, dagli sguardi dei giocatori del Milan che hanno segnato, dalle esultanze. Nel frattempo serie shot out con il River Plate che cerca sempre di andare verso la porta del Milan e di fare male sportivamente parlando, con in porta per i rossoneri adesso Milo Tafuri, il numero 12 dei rossoneri, che sta cercando di schermare tutte queste conclusioni da parte dei giocatori del baby missionario che si avvicinano in area e calciano verso la porta difesa dal 12 rossonero. Dicevamo però di un atteggiamento sostanzialmente giusto, forse anche un po' ovviamente aiutato, ha influito in maniera positiva il pubblico, ma sicuramente la squadra di Proserpio, i baby rossoneri, hanno approcciato molto bene questa partita, tutti lì intorno ad osservare da vicino la gara, la finalissima, e anche questa serie shot out con diverse giocate che comunque rubano anche l'occhio, come questa rete segnata da Ortega che supera il portiere, poi calcia anche senza angolo, qui invece un ottimo intervento da parte di Milo Tafuri. River Plate che cerca a 5 secondi dal termine trovare un altro gol nella serie shot out, ma c'è sempre Milo Tafuri a difendere con i denti la porta dei rossoneri. Finisce quindi la serie shot out del River Plate, toccherà al Milan, e come in ognuna delle partite di questo torneo il secondo tempo, i secondi tempi saranno ovviamente anche il momento di vedere in campo giocatori nuovi, di vedere e di sentire nel coro altre voci, quelli che non hanno potuto prendere parte alla prima frazione di gioco, ed è ovviamente anche questo il motivo dello sport e dei bambini, quello che si rincorre in questa giornata, ma non solo, in realtà in generale tutta l'organizzazione di questo torneo. Comincia quindi il Milan con la sua serie shot out, poi secondo tempo in cui si ripartirà come detto dal 2-0 per i rossoneri, che non riescono però a trasformare i primi due calci di rigore in movimento della serie shootout. Ci riescono adesso invece con una bellissima giocata di Ludovico Tarabugi, tocca anche a Milo Tafuri, il numero 12 del Milan, sul sinistro, ma Rodriguez è presente lì e risponde all'appello. Il Milan non riesce per il secondo shootout consecutivo ad andare in gol, allora adesso è il turno di Colombelli che prova a saltare Rodriguez, poi forse perde un attimo il tempo, calcia addosso a Rodriguez, adesso cerca ovviamente anche di aumentare l'intensità il Milan con Tarabugi, saltato secco Rodriguez, e pallone in porta. Ha
Ancora conclusione da parte di Milo Tafuri, sinistro che non supera Rodriguez. Dieci secondi, possibilità ancora per il Milan con Colombelli, uno contro uno solito con Rodriguez. Prova ad andare verso la porta, risponde presente il portiere del River Plate. E allora, fine di questa serie shootout, comincerà il secondo tempo tra Milan e River Plate. E si ripartirà dal 2-0 per i rossoneri, altri 5 minuti, poi ci sarà il terzo tempo. Cambi da entrambe le parti. Il Milan però parte ovviamente da un bel vantaggio, da questo 2-0 importante. Ed ecco anche Mattia Proserpio, l'allenatore dei rossoneri. Lo invece Castesciano, il tecnico dei Baby Missionarios. Ovviamente ce lo ricordava anche Riccardo Morelli, primi 5 minuti del Milan ottimi da ogni punto di vista, la partita però ancora parecchio lunga, altri 10 minuti, se n'è andato solo un terzo di questa finale effettivamente. E adesso comincia il secondo terzo, il secondo tempo con il River Plate che cerca subito di sferrare un colpo in attacco con una conclusione però dalla linea di centrocampo che non sortisce alcun effetto. Allora riparte il Milan con Milo Tafuri. Lui con il rinvio profondo. River Plate che però raccoglie nuovamente il pallone, va anche profondo con il lancio direttamente da Tafuri, quasi un porta a porta in questi primi 30 secondi. Il secondo tempo della finalissima. River Plate che non sfonda, Milan che recupera con Ludovico Tarabugi. River Plate però in seconda battuta riesce a metterci una pezza. Davanti per i rossoneri adesso c'è Diego Nasti al posto di Andrea Kostiuk. I cambi che ovviamente abbiamo detto ci sono stati e ci saranno poi anche nell'inizio del terzo tempo. Milan che cerca di gestire il pallone, River Plate lo recupera, in realtà però la palla secondo l'arbitro aveva varcato la linea laterale, allora rimessa per gli argentini. Hanno bisogno di trovare un gol per continuare a credere in questa partita. Un minuto quasi e 30 nel secondo tempo di questa finalissima. Punteggio che sorride sempre ai rossoneri. E Mattia Proserpio adesso per il colpo di testa in area di rigore. Aveva commesso fallo il giocatore in maglia 9 del River Plate, Beloso, ma c'era stato anche un grandissimo intervento da parte di Milo Tafuri, che aveva spinto il pallone sul palo e aveva impedito alla palla di superare la linea della sua porta. E allora eccolo Tafuri con il sinistro, cerca di andare in avanti. Diego Nasti difende il pallone e combatte anche fisicamente. Alla fine però fa buona guardia la difesa del River Plate con Actarino. E allora calcio di punizione per gli argentini. In avanti il River con questa punizione che però è troppo comoda per l'intervento di Milo Tafuri. Cerca di ripartire il Milan, Diego Nasti fermato, poi spalla a spalla con il Milan che porta a casa la rimessa laterale. C'è il capitano, c'è Riccardo Baratti ad andare ad incaricarsi della battuta con il Milan che cerca di giocare il pallone anche di fronte a questo 2-0. La formazione di Proserpio sta facendo girare bene la palla, adesso si ricerca Nasti in avanti che difende il pallone, porta a casa la rimessa laterale. E allora ancora Milan in proiezione offensiva con capitano Baratti, adesso pallone dentro ancora disegnato Riccardo Miglioranza, non riesce a fiondarsi poi su questo pallone Ludovico Tarabugi. Sempre Milan però più propositivo, leggermente lungo il pallone, ci prova con grande voglia il numero 8 dei rossoneri, ma era impossibile arrivare su questo pallone. Nel frattempo invece River Plate sfiora il gol del 2-1. Ci deve pensare un ottimo intervento di Milo Tafuri a sventare la minaccia per i rossoneri. Dalla bandierina però il River Plate con il tocco fuori e il sinistro verso la porta di Ortega che colpisce il palo. Sfortunata in questa circostanza la formazione argentina di Castesciano. Sicuramente il palo non aiuta la missione rimonta del River Plate. A un minuto e 30 dalla fine anche di questo secondo tempo, con Tafuri che si incarica del rinvio profondo, la ricerca di Nasti, è di fatto un passaggio comodo
per Rodriguez, da un portiere all'altro. Rodriguez adesso a sua volta va profondo, ma arriva una girata di testa bellissima, il gol del River Plate che accorcia le distanze. Il gol porta la firma del 10 degli argentini, e quindi trovano l'1-1 con Silvero, che ha girato di testa un pallone direttamente disegnato da Rodriguez, e con la spizzata aerea riesce a superare il portiere rossonero Milo Tafuri. Un bellissimo gol del DS del River Plate, e adesso la partita si riaccende decisamente con il gol che ha dimezzato lo svantaggio e con il gol del pareggio adesso, perché arriva anche il 2-2 del missionario con 20 secondi, 30 secondi letali per i rossoneri, perché è arrivato anche il gol del 2-2, la parità ristabilita. La firma dovrebbe essere quella di Beloso. Rivediamo, questa è la giocata del 9 del River Plate, e poi una bellissima conclusione di Beloso, e il pallone in porta. Milan punito in una trentina di secondi, da 2-0 a 2-2, e River Plate è tornato in partita alla grande. Una quindicina di secondi alla fine del secondo tempo, e River Plate in un attimo ha ribaltato la situazione, da 2-0 a 2-2. Ancora a ricercare la combinazione di prima, questa volta Tafuri riesce a bloccare il pallone, e allora sul rinvio di Milo Tafuri si chiude anche il secondo tempo, da 2-0 a 2-2 il River Plate la riacciuffa. E adesso, Ricky, la partita incandescente nel terzo tempo. Il River Plate pareggia, trova il doppio gol per consentire poi di rimettere in piedi la partita, da 2-0 a 2-2, ma veramente sono bastati pochissimi secondi alla formazione di Castigliano per trovare due gol importantissimi e per di fatto riapparecchiare tutto in vista del terzo tempo, che a questo punto diventa decisivo a tutti gli effetti, con il River Plate che è riuscito a trovare due gol per riaccendere la lampadina e per ritornare in partita. Tornano in campo anche i baby rossoneri. Torniamo allora da Riccardo Morelli per sentire un po' che cosa, che aria tira, che cosa si respira da entrambe le panchine, perché River adesso probabilmente avrà una forza diversa. Riccardo. Milan che ha provato a gestire il secondo tempo, è andata male, è stata fortunata sul palo del River, e poi gli argentini hanno trovato un 1-2 proprio come i rossoneri nel primo tempo, quindi c'è poco da dire. River è rientrato in campo con la voglia di pareggiare, ha trovato subito il gol del 2-1, subito dopo, pardon, il 2-2, e adesso è l'ultimo tempo a decidere la finalissima del Pulcino d'Oro. Allora gustiamocela, perché secondo me ci saranno sorprese. Poi chiaramente ricordo ai nostri telespettatori, in caso di pareggio si andrà ai shootout, quindi adesso godiamoci il terzo tempo. A te la linea, Fra. Terzo tempo che quindi è appena cominciato, giusto sottolineare, visto che il punteggio dice 2-2 tra Milan e River Plate, che in caso di parità si andrebbe direttamente agli shootout, che diventerebbero decisivi per decidere quale delle due squadre sarebbe poi la vincitrice di questo torneo. Il River Plate adesso può ovviamente anche cavalcare l'onda e l'entusiasmo del momento, dopo aver rimontato due gol di svantaggio. Giusta anche la sottolineatura del nostro Riccardo Morelli, perché anche il Milan aveva trovato due gol in poco tempo, il River ha fatto lo stesso. Il Milan però comincia questo terzo tempo con un piglio, almeno sulla carta, decisamente diverso. Cerca subito di attaccare con la velocità di Nicola Somma, e subito allora chance dalla bandierina per i rossoneri di Mattia Proserpio, che vanno al pallone messo in mezzo. Chiude la difesa degli argentini del River Plate, mentre da questa visuale possiamo avere anche uno spaccato del pubblico presente nella tribuna centrale dello stadio, qui per vedere da vicinissimo la finale tra Milan e River Plate, che di sicuro ce l'aspettavamo spettacolare. Spettacolare per il momento è stata, ma tutto ancora da decidere, con il Milan che attacca dalla sinistra, perché c'è Colombo che cerca di incrociare, e il Milan si fa subito vedere con pericolosità dalle parti di Rodriguez. Sibilo per i rossoneri, pallone che finisce largo però direttamente Rodriguez, un tiro da porta a porta che impegna il portiere rossonero Pietro Grossi. Adesso allora sarà chance dalla bandierina per il River Plate, rimessa laterale, 1 minuto e 30 se n'è andato in questo terzo tempo.
Rivera che va a rimettere il pallone nel cuore dell'area di rigore, dove il Milan però tiene botta, regge l'urto e porta a casa la rimessa laterale dalla parte opposta. E anche da questa inquadratura possiamo apprezzare veramente una foltissima schiera di gente assiepata intorno al rettangolo di gioco per osservare la finale. Ci sono Milan e River Plate, c'è un primo posto da guadagnare, 2-2 però il punteggio, con il Milan che attacca e trova il vantaggio con il capitano, con Riccardo Baratte. Il Milan torna avanti, altra azione bellissima della squadra di Proserpio, pallone a rimorchio, Baratte, il capitano dei rossoneri, calcia di prima intenzione, fa 3-2 per il Milan e questo potrebbe anche essere il gol decisivo. Battuto Rodriguez, il Milan è avanti. Ancora una volta abbiamo visto l'esultanza di questi ragazzi, come ci tengano a questo torneo, a fare bene. Manca praticamente metà di questo ultimo tempo, il Milan ha trovato il guizzo vincente, adesso ci prova ancora con il controllo orientato di Kostiuk e poi mettere fuori il pallone, ci pensa ancora Riccardo Baratte, il capitano, a regalare per il momento il gol più importante di questo torneo ai rossoneri. River Plate che quindi adesso deve inseguire di nuovo per la seconda volta in questa partita dopo il gol di Baratte, e Milan che invece si avvicina sensibilmente al traguardo, ma è ancora lunghissima, 2 minuti 120 secondi, Milan 3 River Plate 2, primo tempo finito 2-0 per i rossoneri, secondo tempo finito 2-0 per i Baby Missionarios, totale 2-2. Il Milan però in questo terzo tempo ha trovato il guizzo vincente con Riccardo Baratte, e adesso ancora un po' da giocare per le speranze dei Baby Missionarios del River Plate e anche ovviamente per i rossoneri di Mattia Proserpio, perché il River si fa vedere in avanti con la girata di Silvero, che un gol così l'ha già fatto in questa partita. La seconda volta però Pietro Grossi gli dice che non può passare. 1 minuto e 30, il Milan in avanti con la difesa del pallone solida di Andrea Kostiuk, adesso cerca di girarsi, poi trova lo scarico, il Milan ancora in avanti solo per un attimo, perché River Plate con grinta e con la garra che contraddistingue gli argentini si presenta in avanti con Frontela, con il sinistro, Frontela superato Pietro Grossi, anche il cuore del River Plate che trova il gol del pareggio, 3-3 ad un minuto dalla fine. Lo dicevi tu Ricky, c'è tanto da aspettarsi, tantissimo, e infatti ce lo stanno dimostrando in campo. Ritorniamo in cronaca però, perché adesso manca davvero pochissimo alla fine di questa partita, e allora chissà che non sarà decisiva la serie shootout per decretare la squadra vincitrice di questa edizione del Pulcino d'Oro, con il Milan che si difende sui sussulti finali di gara, perché il River Plate cerca di attaccare e adesso può sfruttare ovviamente la formazione di Castesciano, anche la sua grande fisicità là davanti, per cercare ovviamente in questi ultimi 30 secondi scardinare la difesa rossonera. Rimessa laterale con Vasquez che va direttamente in area di rigore, colpo di testa e pallone messo fuori. Il Milan però sembra avere fretta di riprendere le operazioni per chiudere la partita senza gli shootout e va in avanti, ma ha fischiato anche il direttore di gara. Nel frattempo 10 secondi, è già cominciato il countdown e allora probabilmente si andrà a decidere la squadra vincente dalla serie shootout. Prima però un'ultima occasione per il River Plate che va verso la porta, pallone alto, è finita così con il 3-3 tra Milan e River Plate, e cominciano a festeggiare i giocatori del Baby Missionario. Il River Plate riesce a sorridere da 2-0 a 2-2, poi 3-2, poi 3-3, e la festa della squadra di Castesciano. E perché? Perché a questo punto i risultati delle due serie shootout che ci sono stati in questa partita sono diventati fondamentali per decretare alla fine la squadra vincente. C'è anche qualche lacrima da parte dei giocatori rossoneri, ci sono però anche gli scambi di 5, di intesa e di cenni ovviamente con gli avversari del River Plate. Torniamo a bordo campo da Riccardo Morelli, perché ovviamente adesso il River Plate sta facendo festa e probabilmente si saluta anche in una maniera inaspettata ma comunque bellissima. Un torneo che è stato fantastico, Riccardo. Sì, qui la festa è chiaramente grande, c'è tanta delusione per il Milan, è andato avanti di 2 gol nel primo tempo. Volevo sottolineare il gesto di Baratte, il capitano, che tra l'altro ha segnato nel terzo tempo, e fa capire comunque che nonostante la giovane età di questi ragazzi c'è tanta maturità. Davvero leader, è andato a congratularsi con gli avversari, cosa che gran parte del gruppo comunque non ha fatto ed è andata delusa in panchina.
River che si merita questo trofeo per le tante ore di volo fatte. Comunque non è facile. Prima, parlando con un componente dello staff, ci ha raccontato che tra treni, aerei, sono state più di 20 quasi le ore per ragazzi e staff per arrivare qui alle Vico Terme, quindi premio tutto meritato. Adesso chiaramente festeggiamenti, c'è tanta delusione per il Milan, anche chiaramente sugli spalti, però alla fine il calcio è anche bello per questo. A te la linea, Fra. Anche perché è giusto ricordare, e anche perché poi dà valore, dà lustro a questa grande competizione il fatto che arrivino squadre da tutto il mondo. Un viaggio sicuramente non comodo per i ragazzi del River Plate, dall'Argentina, da Buenos Aires, da Nunez più o meno, arrivare fino al Trentino per giocare questo torneo. Però testimonia, amplifica anche il rumore di questa competizione. Si è chiusa anche in una maniera spettacolare, perché la finale è stata davvero bellissima: 2-0 nel primo tempo, poi 2-2 perché River ha pareggiato nel secondo, 1-1 nella terzo tempo da 5 minuti di questa finalissima, e poi la festa che questa volta parla argentino, parla missionario, perché nelle due serie shootout che ci sono state prima dell'inizio della partita e tra primo e secondo tempo, il conteggio totale alla fine ha favorito il River Plate. E allora il River Plate è campione dell'edizione 2023 del Pulcino d'Oro alla prima partecipazione. Anche questo è giusto sottolinearlo: la formazione argentina di Castesciano riesce a vincere il titolo di fronte poi a tantissime altre big, ad un torneo organizzato benissimo, difficile. Si partiva da più di 300 squadre, alla fine ne sono rimaste due per giocarsi il primo posto di questo Pulcino d'Oro, appunto Milan e River Plate. Gli argentini portano a casa il titolo, e adesso guardate anche con le immagini la festa che parte per i giocatori del River Plate. Riccardo, dicevi e parlavi giustamente del viaggio, quanto è stato complicato. Sicuramente il ritorno lo affronteranno con una carica di entusiasmo diversa, ma in generale credo che tutti possano essere soddisfatti di come è stato organizzato bene, benissimo, questo torneo. Sì, hai detto bene, Fra, una cosa che mi ha stupito molto sono state le lacrime di gioia da parte dei giocatori del River. Veramente il calcio è più di uno sport, qui si sono divertiti tantissimo i ragazzi, il River come tutte le squadre che hanno partecipato a questo torneo. Per il secondo anno consecutivo ha vinto una squadra non italiana, questo è un dato negativo per il nostro calcio. L'anno scorso l'ha vinto il PSV Eindhoven, quest'anno il River Plate, chissà, magari l'anno prossimo lo porterà a casa qualche squadra del nostro campionato, vedremo. Chiaramente noi saremo qui. Due anni fa, tra l'altro, se non ricordo male, forse vinse il Parma, giusto? Però effettivamente due squadre, prima un olandese come il PSV Eindhoven e poi quest'anno il River Plate, ma alla fine una grande organizzazione con davvero coinvolti tantissimi club, tantissime squadre, professionisti e non, e alla fine una finale guardata da chiunque abbia preso parte a questo torneo. E adesso ovviamente anche quello che ci raccontava Riccardo, perché qualche lacrima anche sulla panchina del Milan si è vista, la delusione del portiere di Pietro Grossi, e ovviamente è anche l'epilogo di un torneo di una 4 giorni che è stata particolarmente intensa dalle parti della Valsugana qui in Trentino. E allora adesso però è anche il tempo delle premiazioni, perché ci sarà ovviamente il riconoscimento meritato per il River Plate, ma non solo, perché poi credo francamente, per questo torno da te Ricky, che ci sia da premiare tantissima gente, tantissimi club, tantissime persone. I premi sono molti, Fra, come dici tu. Vi ricordo che comunque almeno una squadra di Milano ha vinto, ovvero il Milan femminile, quindi una testa, diciamo. E però, come dicevi, i premi sono tantissimi, qui c'è spazio veramente per far sorridere in parte tutti. Chiaramente più contenti se ne tornano in Argentina, vedremo l'anno prossimo chi parteciperà di squadra extraeuropea. L'anno scorso vi ricordo il Palmeiras, quest'anno il River Plate, vedremo l'organizzazione, gli organizzatori del torneo chi porteranno qui a Levico l'anno prossimo. Quest'anno, di anno in anno, qui il Pulcino d'Oro porta sempre più persone, porta sempre più club, e non mi stupirei dunque se l'anno prossimo si presentasse più di una squadra extraeuropea. Adesso vedremo. Spazio alla premiazione e poi chiaramente tutto rimandato all'anno prossimo.
giusto ribadire ancora una volta, River Plate vince questa ottava edizione del Pulcino d'Oro, il Pulcino d'Oro 2023, infatti vedete i giocatori della formazione argentina saltare, adesso comincia la premiazione, sarà lunghissima perché ovviamente con più di 300 club coinvolti è ovviamente importante anche da considerare questo fatto. Guardate anche per un attimo uno scorcio dello striscione del River Plate, sono dei bambini, sono dei pulcini, sono dei piccoli ragazzi che stanno crescendo con un ideale, con lo sport ovviamente come segno tratto distintivo per crescere anche nel mondo. C'è però stato anche un seguito davvero incredibile con tanti club italiani, non solo, professionisti e non, e adesso è anche il momento più bello perché praticamente vediamo in campo solo sorrisi, ad eccezione forse di chi ha perso la finale, anche in quel caso però poi magari il sorriso tornerà un attimo dopo aver smaltito l'amaro della sconfitta, e qui infatti anche qualche maglia celebrativa. Comincerà questa cerimonia di celebrazione, guardate tutte le medaglie, tutte le coppe, sarà ovviamente una grande festa anche in questo senso, la premiazione del Pulcino d'Oro con il River Plate che si è laureato campione. Dicevo però è giusto ancora una volta sottolineare dal punto di vista sportivo, questo è successo, questo vi abbiamo raccontato, questo soprattutto ha detto il campo. River Plate è campione per il maschile, e il Milan che invece ha battuto la Roma nella femminile nel Pulcino d'Oro Girls per la prima vera edizione del Pulcino d'Oro Girls. E poi bisogna ricordare i valori, i capostipiti di questa organizzazione, sempre le stesse tre parole che rimbombano come un ritornello nella nostra testa: sport, bambini e solidarietà, perché questa è la finalità, quella più importante di questa organizzazione, perché il Pulcino d'Oro è sceso in campo per tutta la durata del torneo con UNICEF e con Fondazione Italiana Diabete, perché è vero il clima è quello di gioia che ha contraddistinto tutta questa manifestazione, però fin dalla nascita il Pulcino d'Oro ha voluto riunire le società sportive in questo ideale, per credere in questo ideale, quello della beneficenza. Tutti i ricavi saranno devoluti in beneficenza e quindi il progetto è ovviamente solidale, perché fin dalla prima edizione è stato così, perché continua ad essere così con tutte le realtà che decidono di partecipare, di aderire anche per questo. Ed è per questo poi che ovviamente assume anche un significato così importante, un valore così alto tutto il torneo. Nel frattempo sventola anche qualche camisetta della selezione, perché ovviamente dal River Plate non si può che fare anche riferimento alla scaloneta, alla nazionale argentina, mentre continuano a saltare i ragazzi del Baby Missionario, i ragazzi di Castesciano. Dicevamo questa finalità importante, la camisetta non poteva che essere di Messi, perché ovviamente in Argentina lo sappiamo quanto abbia importanza questo giocatore, a maggior ragione dopo il mondiale vinto in Qatar. E allora a tal proposito non ci sarà Messi, ma vi ricordo anche un'altra esclusiva, vi ricordo anche un'altra grande esclusiva di Sport Italia, perché domani ci sarà la seconda amichevole dell'Argentina, della formazione di Scaloni, impegnata a Giacarta contro l'Indonesia. Non ci sarà Messi, che invece ha preso parte alla prima e tra l'altro aveva segnato il gol più veloce della sua carriera, anche a 35 anni non smette di stupire il talento argentino, e infatti diciamo che il suo monito è sempre presente. Infatti adesso credo che i giocatori dei River Plate stiano per farsi una foto tutti riuniti in cerchio attorno alla maglietta di Lionel Messi, mentre sta per cominciare invece ufficialmente la cerimonia di premiazione di questo Pulcino d'Oro 2023. E adesso ovviamente si ricordano anche UNICEF e Fondazione Italiana Diabete, il discorso che facevamo prima. È giusto sottolineare, ricordare anche la finalità di questa competizione. Io vi ricordo ancora una volta, anche se si è conclusa, scaricare l'applicazione di Sport Italia, c'è il magazine dedicato anche alla presentazione del torneo, sì, ma soprattutto a cercare di capire come funziona anche questa finalità così importante. Lo abbiamo detto, quest'anno per la prima volta il testimonial è stato anche Massimo Ambrosini. In generale possiamo parlare di questo evento come un evento green, che ha sempre mirato a tutti gli aspetti solidali, perché ha mirato anche alla sostenibilità ambientale. E adesso però sarà anche il momento indubbiamente delle coppe del Pulcino d'Oro, che finiranno poi nelle bacheche delle società vincitrici, sicuramente nella bacheca del River Plate con la bottega Orafa di Mastro 7, che ha collaborato con
con questa organizzazione per fornire le coppe, per fornire ovviamente il trofeo. C'è un simbolo emblematico di queste coppe, ovviamente un pulcino d'oro che calcia il pallone in rovesciata, simbolo emblematico di questa manifestazione. E adesso anche le parole da parte di chi ha preso parte all'iniziativa, le parole per UNICEF. E adesso ovviamente si sta presentando invece chi rappresenta la Fondazione Italiana Diabete. Stavamo cercando di lasciare spazio anche allo speaker dell'evento per sentire il momento in cui viene chiamato il nome lo sappiamo, lo attendiamo. Si tratta ovviamente di Ambrosini, lo abbiamo sentito anche nel corso della nostra diretta, ha parlato ai nostri microfoni quanto sia importante anche per lui questa organizzazione, questa associazione. Adesso c'è una lunga presentazione, un lungo excursus storico di quello che ha fatto ovviamente Massimo Ambrosini. Ed eccolo infatti il momento in cui prenderà parola anche Ambrosini. Buonasera a tutti, buongiorno. Ci tengo a dire grazie mille della presentazione di tutto quello che hai detto. Testimonial di questa edizione del Pulcino d'Oro, Ambrosini. Come padre, fondamentalmente non come ex sportivo, perché hai raccontato che avete deciso di dare parte del ricavato alla fondazione che sostiene la ricerca per la cura della problematica che ha mio figlio di 3 anni, che è diabete di tipo 1, e quindi da genitore volevo di cuore ringraziare voi, perché per noi genitori è importante. Un grande applauso anche per le parole di Ambrosini, ovviamente lo ha ribadito lui, lo sappiamo perché è un testimonial d'eccezione. Il figlio ha una diabete di tipo 1 e lui in prima persona quindi ha sposato questo progetto. Sentiamo ancora Ambrosini. Per quello che riguarda forse anche uno sportivo, volevo fare i complimenti di cuore, veramente voi, perché avete organizzato un qualcosa di bello. Io sono qui da ieri e ho respirato un'aria estremamente positiva, dove c'era lo sport al centro di tutto, ma dove c'era una sana competizione e c'era entusiasmo e c'era soprattutto serenità. Ed ecco quindi anche le parole di Ambrosini per... per ricordare ovviamente l'iniziativa di questo grandissimo torneo. Un grande applauso per Ambrosini. River Plate vince questa edizione, l'ottava, il 2023 del Pulcino d'Oro. La premiazione tra pochissimo su Calciomercato Live. Rimanete su Sport Italia, grazie per averci seguito. Quindi veramente tutte le